Ci troviamo all'esterno dello studio Bunker, questo bellissimo posto, se notate, dove i Radio Stars hanno registrato il loro ultimo disco, insomma dove c'è il mio studio di registrazione, il Bunker, dove niente, ho spaccato tutto con i Radio Stars, è stato bellissimo. Vediamo che faccio vedere dentro lo studio. Allora, intanto questo qua è lo studio dove i Radio Stars hanno registrato il loro ultimo album, cioè quello che voi avrete in mano in questo momento, perché se avete il DVD avete anche il disco, oppure l'avete scaricato, vabbè. E qua c'è tutta la regia, eccetera, eccetera, e questo qua è il registratore con cui abbiamo registrato le tracce, è la Morte Nera. È come la Morte Nera, perché è la soluzione finale, per già quando mi ha chiamato ho detto boh, non ti preoccupare, come dicevo prima Max, che ce l'ho io la soluzione, e questa è la soluzione. Niente, adesso vi faccio, mi passi un nastro Carlo per favore, che colui lo terrò per tutta la vita, vai che lo cancella nastro di Star, adesso lo mettiamo su. Purtroppo è scollegato adesso, quindi non sentiremo un bel niente, però vi faccio vedere come vanno su e giù le lancette. È tutto lì il segreto poi, eh. Bisogna farle andare il più su possibile. Sono come le giostre, tipo quelle della fiera, sai che c'è da fare le prove di forza, quelle cose lì. E vince chi va più su qua. Mi fermo così a caso, non so che pezzo, cioè i pezzi erano... No, su questo nastro ci sono incisi in base alle scritte che sono qua. The Party Take 1, buono l'inizio, dicevamo. Questo qua che non so poi il titolo finale quale sia, però è The Party Take 2. Ok, allora andiamo in play. Adesso io non mi ricordo su quali tracce c'era registrato cosa, perché io sono un disgraziato e non me le scrivo mai, ma anche perché poi è stato molto rapido la registrazione. L'abbiamo fatta come una volta, cioè due giorni abbiamo fatto tutto. Quindi non mi sono neanche scritto cosa registravo dove, perché alla fine era tutto qua, perché loro andavano di là, registravano, Cicco spaccava un paio di bacchette a ogni canzone e mi sa che le ha tenute tutte. Niente, quindi dopo per mixare non si è fatto altro che prendere le uscite del computer, tutte quelle possibili, e mixare coi gomiti. Cioè praticamente si è fatto un lavoro tipo questa qua. Questo qua è il risultato finale del disco dei Radio Stars, insomma. Lo potrebbe mixare chiunque. Non ci vuole tanto, basta tirare su tutto, se volendo si può anche alzare un pochino di più tirando sul punto pippolini al massimo. Questo è il risultato migliore, cioè saper rifare il disco di Radio Star, cazzo, è un'occasione della Madonna. Io li ho conosciuti che avevo 17 anni. Dopo no, dopo li ho rivisti al Vida, quando ha fatto il primo disco, comunque che io ero invidiosissimo che non potevo fare il primo disco di Radio Star, morivo di invidia. Poi per fortuna mi hanno telefonato, quest'anno ho fatto salti di gioia, incredibile. Io speravo che non fossero dei rompipalle, perché c'è sempre paranoia quando sostituisci un altro fonico che di entrare in un ambiente già creato così, con delle alchimie, allora c'è sempre paranoia che... Ah, chi cazzo è questo qui, nuovo fonico, così, oh, magari non spacca cazzi, non sa lavorare, magari c'è un altro gusto, ah, perdiamo una giornata. Invece poi non ho fatto un cazzo, ho registrato e basta, quindi non c'è nessun problema.